Benvenuti in un nuovo video. Oggi, da come avete letto dal titolo, avete già visto dalla copertina, andremo ad assaggiare una novità firmata Kinder. Ovviamente io 3 metri lontani. Le ho prese, le ho trovate all'Ocean, ma chi ha visto il video svuota la spesa già le ha viste. Ho preso queste due. Io cercavo anche un'altra novità che non è marchio Kinder, ma Mulino Bianco, cioè le nuove fette biscottate, ma non le ho trovate, ma sicuramente ci riandrò e le troverò. Ho preso questi qui, che sono gli yogurt thin con yogurt alla greca. Iniziamo da mango e maracuja. Sapete che io adoro questi video assaggi sia per quanto riguarda barrette proteiche, eccetera, che anche questi prodotti qui. Ovviamente vi lascio i valori nutrizionali, ma ragazzi, appena le ho viste ho detto no, vabbè, io le devo provare assolutamente. Ah, dietro ci stanno i valori nutrizionali, quindi vi dico anche per pezzo, quindi 28 grammi hanno 109 calorie, 6 grammi di grassi, 10 di carbo, 1,9 di proteine. Vabbè, i grassi, ma ragazzi, ci sta per questi snack, però devo dire niente male, a volte una voglia, qualche voglia, sì, che so di, un po' di, si ha voglia un po' di dolce, ecco. Ma scusate, ma sto registrando un sacco di video oggi, quindi ci sta, quando si ha voglia di dolce ne vale la pena. Allora, vediamo un po' però se ne vale veramente la pena. Costano 1,99 euro e ho 1, 2, 3, 4, 5, 5 pezzi. Ma il profumo? Mamma mia! Eccola qui, si presenta così, oh. Vediamo un po'. Fuori è diversa. Cioè, proprio di solito è scura la fetta al latte, cioè questa è chiara. All'interno c'è un piccolo strato, si vede? Assaggiamo. Madò, quanto è fresca! No, vabbè. Il mango prevale tantissimo, ma sembra di mangiare proprio un gelato. No, raga, è piacevole, tantissimo. Super morbida. Super, super buona. C'è proprio il ripieno. Ovviamente non è tanto. C'è di più di yogurt, cioè c'è molto di più lo yogurt greco. Però sinceramente è molto buona. C'è uno strato, vedete, sottile proprio di mango e maracuja, però si sposano da Dio insieme e poi è super morbida. Ovviamente il voto lo diamo dopo che provo anche l'altra. Madò, buonissima. Super buona, ve lo giuro. Adoro. Vediamo un po' quest'altra qui, oh, che è Kinder Yogurtino. Aspettate, apro un attimo. Gusto mirtillo e cranberry. Vediamo un po'. I valori sono gli stessi. Anche lei è molto buona. Buona, ne vale la pena. Però c'è un però. Cioè, nel senso, gusto mirtillo è un po' quel gusto normale. È come se yogurt con pezzi di cioccolato. È un po' il classico, perché si avvicina molto di più a frutti di bosco. Allora, ho il vincitore, proprio è palese per me il vincitore. Poi mi fate sapere se le avete provate entrambi.
Entrambe, entrambi, sì, va bene uguale. E a voi che team siete? Se siete team Mirtillo o siete team Mango? Io sono sincera, sono team Mango. Vi spiego anche perché. Allora, secondo me sono soldi spesi benissimo, sono 2 euro spesi benissimo, sia per Mango che per Mirtillo. Io vi dico, se volete, provateli tutti e due e prendeteli tutti e due perché entrambi non vi deluderanno. Però, se cercate proprio quel sapore che dite, wow, è la novità, voglio qualcosa di particolare, allora fermate, posate Mirtillo e prendete Mango, perché vi dà proprio quella sensazione di freschezza, vi dà quella sensazione di estate, ve lo giuro, e infatti penso che si è vista la reazione proprio completamente diversa. Adoro, adoro, adoro. Quindi, se volete provare una cosa nuova, una cosa, un sapore fresco, un sapore nuovo, Mango, prendete Mango e sono sicura che non vi deluderà. Poi se vi deluderà, me lo scrivete sempre giù. Quindi io spero che questo video, anche se breve, vi sia piaciuto, ma sinceramente io riacquisterei Mango. Mango proprio, mi fionderei proprio sul Mango. Ho visto anche che volevo prenderle e volevo provarle in questo video, sincera, poi ho detto vabbè, non fa niente, non so perché non le ho prese più. Sicuramente le prenderò, sicuro. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su così mi fate sapere se questa tipologia di video vi piace. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!